Non cambia la scena, sotto la curva deserta dei tifosi dell'Atalanta, Miccoli avrà a disposizione un altro cross, eccolo qua Simone Inzaghi, che è venuto a coprire sulla battuta del calcio d'angolo. De Ascentis va a prendere Migliaccio, la battuta corta di Miccoli per Capuano, pallone di ritorno, ancora Miccoli, va, guadagna linea di fondo, cross in mezzo, secondo palo, troppo lunga. Ci arriva Zaccardo, palla ancora giocabile per il Palermo, buon momento per il rosanero, cross in mezzo, Cavani, 1-0 per il Palermo, Edison Cavani porta in vantaggio gli ospiti, il primo gol nella stagione di Edison Cavani, gran colpo di testa, molto distratta però la difesa dell'Atalanta, che nell'area piccola si è fatta beffare. Era proprio nell'area, perché? Perché si sentiva, si valutava l'inefficacia da parte dell'Atalanta, la disattenzione e la poca reattività da parte dei giocatori di del Neri, poco reattivi anche in questa circostanza. Guardate, la palla da una parte e dall'altra, arrivano sempre i giocatori del Palermo. Qui poca pressione su Zaccardo, che ha la possibilità di mettere in mezzo, guardate, due uomini contro uno, quindi l'attenzione, la concentrazione, la marcatura è mancata, troppo facile, sotto misura. Il Palermo ha voluto di più questo risultato piuttosto che l'Atalanta nel difenderlo, non va bene. E l'Atalanta era già andata male sul primo cross di Miccoli e poi invece sul secondo di Zaccardo, che ha avuto troppo